E bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono il vostro Mr. Bistecca. Oggi ragazzi ci ritroviamo con un nuovo episodio della nostra video carriera allenatori con il Bayer Leverkusen. Ragazzi, approfitto di questo inizio del video per ringraziarvi dei 100 iscritti sul canale e per dirvi che a breve ci sarà anche uno speciale. Comunque, intanto andiamo a sistemare le magliette. Tutto pronto? Andiamo alla partita contro l'Arsenal. Ed eccoci qua dunque dall'Emirates Stadium nella parte nord di Londra per l'incontro dei gironi di Champions League tra Arsenal e Bayer Leverkusen. Come al solito, coreografia dei padroni di casa, telefono che rompe i coglioni e vaffanculo. Ed ecco la formazione dell'Arsenal che vede in porta cieca in difesa Monreal, Koscielny, Mertesacker, Debuchy a centrocampo, Sanchez, Pogba, Ramsey, Walcott, in tre quarti Ozil, in attacco Olivier Giroud. Inquadrati i giocatori mentre si stringono la mano. Da seguire El Niño, Maraviglia, Alexis Sanchez, ovviamente. Quindi tutto pronto e andiamo a fargli il culo all'Arsenal. Il pallone per Ozil, arriva Giroud. Giroud, bravissimo, con mazzo del nostro Dagoschi. Memedi porta il pallone, arriva Brent. Brent riesce ad andare avanti in area. Mamma mia, cosa ha parato Peter Cech! Il pallone dentro per il Chicharito Hernandez! Un muro veramente, Peter Cech! Calum Chambers dentro, prova ad andare in fuorigioco. Memedi no! Veramente un fenomeno, Cech, cos'è? Walcott si gira, bene Walcott, attenzione, Olivier Giroud! La sta filata! Fuori! Monreal. Porta il pallone, si gira dentro, Paul Pogba, Pogba, bravissimo, cosa c'è del nostro Dragoschi? Walcott dentro, ancora Olivier Giroud, perde il pallone, bravissimo Toprak, finisce anche così, primo tempo 0-0, bella partita però all'Emirates Stadium. Ramsey, al limite della Ramsey dentro, Mesut Özil, Dragoschi, ma non è finita, ancora Giroud, si gira Giroud, dentro. Giroud è sempre un fenomeno di Dragoschi. Il pallone, Kramer, Camp, niente ragazzi. Finisce qua la partita 0-0. Un punto direi importante per, diciamo, il nostro girone in Champions League. Allora, signori miei, direi che possiamo guardare le email, conferenza stampa, partita contro il Colonia, motiviamo i nostri giocatori. E possiamo andare avanti. Allora, siamo quasi al giorno della partita. Altre email, giocatori impegnati con le nazionali. Buono, vediamo un po' di giocatori, un po' tanti come al solito. Comunque, andiamo alla partita. Quindi, bene, andiamo a sistemare le magliette. Signori, tutto pronto? Possiamo andare in campo. Ed eccoci qua dunque dalla nostra bye Arena di Leverkusen per l'incontro di campionato, ovviamente tra il nostro Bayer 04 e il Colonia. Inquadrati i giocatori con la solita coreografia maremma cane. No, ragazzi, c'è saltato di nuovo la formazione. Vabbè, pazienza comunque. Intanto un po' di statistica, come al solito, ragazzi, sia che con il Bologna sia con il nostro Bayer Leverkusen. Siamo la migliore difesa. Ovviamente, ragazzi, questa è stata la gufata. Perché sicuramente dopo questo episodio avremo preso 108 gol. Comunque, la partita sta per iniziare. Andiamo a vincerla. Buono, subito, ragazzi. Calcio di punizione per noi. Andrà come al solito Çalhanoğlu alla battuta. È pronto il nostro trequartista dai piedi fatati. Che questa volta fa un tiro nettamente di merda. Modest porta il pallone, si gira Modest, dribbling dentro Risse. Cacchio, 1-0 per il Colonia, non me l'aspettavo davvero. Boia. E devo dire che Anthony Modest corre parecchio anche, ragazzi. Davvero, ha fatto lì, ha fatto una sterzata micidiale, poi un cross buono e purtroppo siamo sotto. Aranguiz porta il pallone, Aranguiz vede uno spazio libero, tiro che prende il palo esterno. Dentro il pallone, arriva Daranguiz. Niente, fece il primo tempo 1-0 per il Colonia. Non stiamo giocando malissimo, però dobbiamo sicuramente giocare meglio nel secondo tempo.
E poi nel contratto a Leonardo Bittencourt, l'ex Borussia Dortmund, il cross dentro. Modeste, che cazzo! Non è possibile, signori. 2-0 per il Colonia che ci sta battendo in casa. Cioè, Modeste sembra il nuovo Lewandowski, non lo so. Boh. Vabbè, dai, dobbiamo reagire. Ci abbiamo ancora una mezz'ora, 40 minuti. Camp è pronto, la battuta di calcio punizione, parte il destro micidiale, la parata incredibile del portiere. Il pallone è sempre per Camp, Gozze, il tiro a girare, Timo. Svento, ancora lui, niente da fare, finisce qua la partita. 2-0 per il Colonia che riesce a batterci in casa e diciamo che è una sconfitta che semplicemente brucia. Allora, andiamo avanti, pausa della nazionale, così i nostri giocatori hanno modo di riposarsi. Così, intanto anche mail dall'Olanda ci vuole, ma noi rifiutiamo. Così, intanto, ragazzi, stavo dicendo, i nostri giocatori hanno modo di riposarsi per provare quantomeno a vincere una partita in questo episodio. La partita contro il Francoforte di sabato 21 novembre 2015. Allora, due email, Grimaldo che vorrebbe giocare e anche Dragoschi. Vediamo un po', ragazzi, sicuramente Dragoschi non giocherà. Grimaldo vedremo un po'. Quindi, tutto pronto? Possiamo andare a giocarci la partita contro il Francoforte. Ed eccoci qua dunque, appunto da Francoforte per l'incontro di campionato tra Eintracht e il nostro Bayer Leverkusen. Inquadrato il Chicharito Hernandez, primo piano per il nostro attaccante. Primo piano anche per l'ex della partita, ovvero Stefan Reinerz. Non l'abbiamo venduto noi, l'aveva già venduto la società prima, diciamo, del nostro arrivo. Comunque, ragazzi, andiamo a vincere anche contro l'Eintracht. Il pallone è contato giù, Donati, bravissimo, dentro Camp, la bomba e la parata del portiere, ma non è finita. Ancora Memedi, Nainggolan, oddio, poteva essere la magia di Nainggolan. Il Chicharito prolunga il pallone per Nainggolan. Il sinistro a girare, anzi a incrociare, ma comunque la sostanza non cambia. 1-0 per il nostro Bayer Leverkusen che grazie al fortissimo centrocampista ex Roma sblocca la partita ed è il primo vantaggio anche per noi in questo episodio. Stender a controllo del pallone, si gira benissimo il trequartista dell'Eintracht, Aigner Meier, Stendera! Sai che era fuori gioco, infatti è così. Comunque, buona parata lo stesso del nostro Leno. Il Nikoski porta il pallone, ma finisce così il primo tempo. 0-1, sì. Quindi 1-0 per il nostro Bayer Leverkusen che sta giocando una buona partita. Il pallone è contato da Aris Seferovic, ex Fede dentro per Aigner. Meno male la sparata alta. Il pallone filtratissimo per Embolo, il lancio per Kevin Camp, prova a tenerla, ci riesce, Russo non lo tiene, Camp a girare e c'è il gol del 2-0 per il Bayer Leverkusen. Grandissimo il nostro Kevin Camp, pallone difficilissimo da controllare questo contro Russo, però riesce ad andarsene e quindi gol del 2-0 e partita praticamente messa in cassaforte. Il pallone contro Daris Seferovic, Seferovic dribbling, pallone per Reinhardt, boia e missili. Non so ragazzi, forse voleva spaccare, che cazzo esulta sto pezzo, no ragazzi, pezzo di merda Reinhardt, ex che esulta, proprio uno stronzo, comunque. Sono scelte ragazzi, non si, diciamo, non si contesta le scelte, comunque, pallone subito a Donati, prova il dribbling, lo tiene per miracolo, Embolo contro Kittel, dentro, Nainggolan, la bomba di Nainggolan. Il Chicharito incredibile, poteva essere il 3-1 clamorosissimo. Il rinvio e finisce anche così la partita. Comunque, vittoria per il nostro Bayer Leverkusen. Che comunque direi vittoria abbastanza meritata da parte dei nostri giocatori. Allora, ragazzi, ovviamente il video finisce qua. Due email. Dragoschi che vabbè, poi non ha giocato. Però, comunque, se lo, diciamo, se lo doveva aspettare. Comunque. Motiviamo anche i nostri giocatori per la partita contro lo Shakhtar e andiamo a vedere i tabelloni. Allora, in Champions abbiamo 6 punti dopo 4 giornate, una vittoria e 3 pareggi. Direi, ragazzi, che comunque non stiamo affatto giocando male in Champions. Sicuramente se il
Il Barça vince la prossima e noi vinciamo anche la prossima contro lo Shakhtar. Direi che appunto, cioè direi, statistiche alla mano, siamo qualificati per gli ottavi. Comunque, in campionato siamo al terzo posto, 4 punti di distanza dal Bayern, al limite se il Borussia dovesse vincere saremmo al quarto posto, però la situazione non è che ci cambi di molto, siamo sempre in queste buone posizioni. Quindi ragazzi, bisogna fare dei grandi complimenti ai nostri giocatori che non stanno deludendo le aspettative. Bravi, bravi, bravi. Allora, vediamo anche il calendario. Abbiamo appunto la partita contro lo Shakhtar in Champions, poi la difficile partita contro lo Schalke in campionato e anche la partita contro l'Hertha in campionato. Quindi tre partite abbastanza difficili. Quindi ragazzi, il video finisce qua. E come al solito, attivate il pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete il video a tutti i vostri amici, un bel commento ragazzi non fa mai male. E ovviamente ci possiamo vedere al prossimo video. Buona!